Marco, eccoci qua, rappresenti oggi Titans, la prima di questa clausura per voi, la prima è andata molto molto bene. Sì, non ce l'aspettavamo, fortunatamente con questo nuovo rinforzo che è Marco Palma che ha fatto oggi. Oggi si è visto un po' di banalissimi. Sì. C'era anche Giangiulio. C'era Giangiulio in panchina che faceva un po' il... Forse stanno un po' di portafortuna. Sì, all'inizio abbiamo fatto il primo gol e siamo riusciti a fare la partita. Dopo abbiamo avuto difficoltà perché ci hanno preso d'assalto, perché hanno corso più di noi. Però con la classe di Palma, perché è stato bravissimo, è riuscito a portarci alla vittoria, perché ha fatto gli assist, ha saputo fare i buoni passaggi ed ha anche coperto bene. Si sa che Palma è un fuoriclasse e poi magari con te i Titans hanno... Oggi non ero in forma, però una mi sono permesso attacco, diciamo, di fare la Serie A. Anche giocate così, tanto per... Però la partita è andata bene, abbiamo vinto 8-4, abbiamo segnato tutti tranne due ragazzi della nostra squadra. Meno male la squadra è girata tutta. Però io, se fossi in voi, resterei coi piedi per terra, perché l'anno scorso pure ce ne abbiamo no per terra, ce l'abbiamo proprio con il cemento per terra. Però quello che ti voglio dire io è che l'anno scorso abbiamo rischiato bene, di perdere. Avete iniziato bene, però alla fine è andata male. Anche quest'anno sembra che stia iniziando bene, però Speriamo sempre che i nostri giocatori, i miei compagni, si mettano in testa che uno deve correre dall'inizio alla fine della partita. Perché l'anno scorso mi sono sentito molto solo. Spero che guardando questa intervista i miei compagni capiscano e mi sono sentito solo. E allora l'obiettivo stagionale quale potrebbe essere? Io voglio salire quest'anno, cioè non penso che un altro anno di Serie B me lo farò, perché con una squadra così non si va da nessuna parte. Speriamo per la prossima. Arrivederci. Va bene, in bocca al lupo, ciao. Ciao della Monica, sei in compagnia del nostro Piero. La mia compagnia che poteva avere. Perché ne ha bisogno, perché ha perso al debutto contro i Titans, questi Monsters, ex Bronx, la prima NBA va male. Eh sì, è stata una partita strana, perché siamo partiti bene. Ce la siamo anche giocati. Poi dopo l'autogol che abbiamo subito siamo letteralmente crollati. Peccato, vabbè, siamo all'inizio, forse l'emozione della prima giornata, eravamo bloccati. E poi purtroppo è andata così. Avevate già giocato assieme? No, è la prima volta appunto che giocavamo anche insieme. E allora il meccanismo. Infatti fra di voi neanche ci conoscevamo. Spero che già dalla seconda giornata speriamo di invertire un altro tipo di... Quindi era la prima partita tutti insieme? Sì, la primissima. Anche perché mancano due elementi molto importanti per noi. Soprattutto uno, Stassi, che è il nostro regista. Me ne parlano bene questo Stassi. Che ci è mancato come il pane stasera. Che è lui il nostro fan. Vabbè, purtroppo il campionato oggi è iniziato ancora. Vabbè, certo, ci può stare la prima, magari prima, purtroppo è andato così. Speriamo di rifarci dalla seconda. Qual è il vostro obiettivo stagionale? Allora, i playoff sono i nostri obiettivi. Però giustamente, se il nostro obiettivo sono i playoff, non dobbiamo continuare a perdere. Vabbè, che se solo va bene. Infatti, già noi dalla seconda dobbiamo cominciare a vincere il risultato. Bisogna trovare la giusta quella tua. Infatti. Comunque, già oggi per non conoscere siamo andati abbastanza bene, però dopo l'altro corso che abbiamo subito siamo andati va bene, sarà modo per rifarsi. Tra l'altro mi sono dimenticato di dire ben ritrovato Claudio nella nostra famiglia interscuola. Ma per me, guarda, è un onore essere ritornato qua. E quando qualcuno ha saputo che ero ritornato, qualcuno mi voleva in un altro torneo, ma io ho detto di no. Quindi mi chiamo. Ma tu qua sei a casa, sei in famiglia. Vabbè. L'Interscuola è il numero uno, eh? Ti ringrazio. Non lo sta dicendo perché ci sono io qua. No, l'ho sempre detto, lo dirò sempre. L'Interscuola è il miglior torneo di Palermo che c'è. Vabbè, grazie Claudio. Un bacione, ciao. Ringraziamo, ciao, grazie, ciao.